Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata dello speciale TGR. Ospite di questa puntata il sindaco di Potenza, Vito Sant'Arsilio. Buonasera, buonasera. Allora, prima domanda. Ci parli del problema della viabilità nel capoluogo nei pressi del polo complesso del Galditello? Ma buonasera a tutti e a tutti i telespettatori che siamo da casa. Ma, è una domanda interessante. Io sono sempre stato un sindaco autorevole, onorato con questa città, il leone rampante. Sicuramente non è un problema che riguarda la mia città, poiché il problema delle spiagge lucane è tutt'altro. Potenza, sapete, è una città a 850 metri sul livello del mare. Ma sicuramente il problema delle spiagge, dovuto alla migrazione dei gabbiani, è un problema che va risolto subito. Perché le spiagge lucane si troverebbero quindi cagate di queste bestie, Sì, ma è un problema che va risolto. Ma mi scusi, ovviamente penso che mi scusi, è un problema che va risolto. Ripeto. signor sindaco, ma per quanto riguarda il traffico in via del Gallitello, che soprattutto nelle ore di punta verso le Penso sia 2, una bella domanda. va bene, proseguiamo. Invece per quanto riguarda il problema dei drogati, della droga tra i giovani. Ma è un problema interessante questo. È un problema sul quale l'amministrazione si sta ponendo un grande dubbio. In che senso interessante, scusi? Ma è un problema perché è interessante affrontare, Ah. perché quella della droga è un problema non solo a livello regionale, ma soprattutto a livello nazionale e mondiale. Io ho tanti amici spacciatori, ti posso testimoniare qui, io ci facciamo in onda. Sì. Va benissimo. Da circa 2 minuti. Va bene. No, infatti, sicuramente penso che il ponte attrezzato sarà pronto nei 5-7 mesi. Aspettiamo l'inaugurazione per fine febbraio e pensiamo, io penso che la stratificazione del territorio a livello regionale sia una cosa importante, perché alla fine se gli acquedotti non producono acqua, alla fine neanche le vacche producono latte, alla fine è una cosa che significa uguale, perché io sono il sindaco di Potenza. E penso che l'autorità regionale addetta alla costruzione dei mobilifici a livello interregionale sia una cosa importante. Bene, e invece per quanto riguarda il problema del deficit pubblico, come la mette? Il deficit pubblico è un problema interessante. Io penso che la regione Basilicata sia in difficoltà. Sì, difficoltà e ovviamente non si riesce ad aiutare nel nostro percorso di riqualificazione. Io penso che il debito lasciato da mio Pietro sia inquantificabile. Aiuto di Cipro, Cipro non ti riesce nemmeno a contare. Mio Pietro è un bastardo. E penso che questo è un problema che si risolverà nel giro di un paio di secoli. Quindi c'è soltanto da attendere. Quindi possiamo sperare. Ma possiamo sperare, il sindaco Sant'Arsilio c'è da fare tutto quello che è possibile e immaginabile. Quindi questa città sarà una La città. città di Potenza è una bellissima città. Va bene così, ora dobbiamo dare la linea al TG nazionale. Buona Grazie serata. al sindaco Grazie a voi, Sant'Arsilio, grazie a voi. arrivederla, arrivederla. Grazie a voi.